Le malattie neurodegenerative, tra cui la SLA, hanno in comune alcuni aspetti, la presenza di aggregati proteici a livello intracellulare, lo stress ossidativo, la neuroinfiammazione e una disfunzionalità a livello mitocondriale. I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula dove l'ATP viene prodotto, ma quando non funzionano correttamente, ad esempio per un difetto nel controllo qualità mitocondriale, possono diventare molto tossici per la cellula perché possono contribuire allo stress ossidativo e alla neuroinfiammazione. Noi possiamo aumentare i meccanismi di controllo qualità mitocondriale inibendo con un approccio farmacologico un enzima che si chiama USP14. E grazie a un finanziamento pilota di Arisla abbiamo potuto dimostrare che in modelli in vivo di drosofila, di SLA, il comune moscerino della frutta, l'inibizione farmacologica di USP14 è protettiva. Ora quello che vogliamo vedere è se l'effetto protettivo è visibile anche in modelli di mammifero, con la speranza di utilizzare questo inibitore, questo approccio farmacologico anche nei pazienti.